Disinfettante velocissimo per coronavirus. Io sinceramente non capisco come si possa pensare che le persone si mettano a fare in casa 10 litri di disinfettante seguendo le indicazioni dell'OMS. Perché questo troviamo sul loro sito. Una ricetta perfetta, certo, ma con quelle proporzioni. La maggior parte di noi non ha nemmeno un contenitore così grande dove fare una preparazione di quel tipo. Figuriamoci un cilindro graduato per misurare millilitri di una o dell'altra sostanza. Non voglio sollevare polemiche, ma dare ricette poco pratiche da realizzare, quando molti non hanno nemmeno in casa una bilancia per alimenti, equivale a non darle proprio. Invece, se vogliamo che la gente si faccia in casa un disinfettante veloce, magari al posto dell'ormai costosissima amuchina, serve qualcosa di semplice e realizzabile da tutti. Allora, invece di farvi un video tutorial da 10 minuti, vi riporto immediatamente una ricetta semplicissima di autoproduzione di 1 litro di buon disinfettante. Ve la lascio anche qui sotto in descrizione. Dopo, se volete ascoltarmi, farò alcune considerazioni utili di carattere generale. Prima di tutto, mettiamo un po' d'acqua in un pentolino. La facciamo bollire per qualche minuto e poi la lasciamo raffreddare. Alla fine di quest'acqua ce ne serviranno pochi cucchiai, per cui mezzo pentolino va bene. Ora prendiamo un bicchiere qualsiasi di dimensioni classiche e un cucchiaio da cucina, che ci serviranno come misurini. La ricetta è questa. 6 bicchieri di alcol rosa classico, tecnicamente si chiama etilico denaturato 90%, lo troviamo al supermercato o in farmacia. 5 cucchiai di acqua ossigenata al 3%, anche questa la troviamo al supermercato o in farmacia. 2 cucchiai di glicerina al 98%, si trova al supermercato, in farmacia o in erboristeria. E infine 7 cucchiai di quell'acqua che abbiamo fatto bollire prima, che è normalissima acqua del rubinetto. Tutto qua, semplicissimo, senza dover utilizzare strani misurini che non abbiamo in casa, con ingredienti reperibili al supermercato o in farmacia e rapidissima da fare. Questa ricetta è basata su quella più complessa proposta dall'OMS, con ingredienti, passatemi il termine, assolutamente identici e nelle medesime proporzioni, per cui assolutamente efficace. L'unica differenza è l'utilizzo dell'alcol denaturato al posto di quello etilico, semplicemente perché costa di meno e a noi piace risparmiare, ma è ugualmente efficace. Ad alcuni quest'alcol potrebbe irritare la pelle, a me ad esempio non la irrita, ma se incorriamo in questo spiacevole inconveniente, usiamo pure l'alcol etilico. L'ultimo accorgimento importante poi è che dobbiamo tenere sempre la bottiglia ben chiusa, questo perché altrimenti l'alcol tende ad evaporare e quindi il disinfettante risulta meno efficace. Per il resto, lo voglio dire chiaramente, tutto questo non è essenziale. È sufficiente lavarsi le mani spesso con un normale sapone ed evitare di toccarsi continuamente bocca, naso e occhi. Ricordiamoci che se non ci laviamo le mani per almeno 30 secondi è come se non le avessimo lavate, perché rischiamo di non rimuovere tutti i batteri.